la morte di Patroclo. Abbiamo lasciato i nostri eroi di notte, quando Odisseo e Diomede compiono la loro spedizione notturna, ammazzano Dolone, che è stato un traditore, e poi vanno ad ammazzare anche i traci, cioè che sono gli alleati dei troiani, capitanati dal re Reso, ed erano in un posto, insomma, nell'accampamento dei troiani, che oltretutto è stato svelato ad Odisseo e Diomede da Dolone, e questo è stato appunto il tradimento di Dolone. Terminata quindi questa spedizione notturna, il giorno seguente c'è una nuova battaglia, è la terza battaglia. Anche questa terza battaglia vede comunque prevalere i troiani. Solo che all'inizio, no? Solo che poi Patroclo chiede ad Achille di prestargli le armi. Quindi ricapitoliamo. Abbiamo addirittura questa volta i troiani che non solo si avvicinano alle navi, ma siccome i greci avevano eretto un muro a difesa di queste navi, riescono a varcare anche questo muro. C'era una raffigurazione, non mi ricordo più dove l'avevo trovata questa raffigurazione. Ah sì, si trova questa raffigurazione alla pagina 208. Cioè, avevano le navi da difendere, i greci hanno eretto, gli Achei, insomma, hanno eretto un muro, ed Ettore è riuscito anche a varcare questo muro. Quindi, insomma, stanno per prevalere i troiani, addirittura stanno per vincere la guerra. Se loro riescono a bruciare le navi, a distruggere, insomma, le navi dei greci, hanno vinto loro la guerra, hanno vinto i troiani. Quindi, in particolar modo, è preoccupata Era. Chi era Era? Era la moglie di Zeus. Era la moglie di Zeus. Ora, Zeus, ricordate che Zeus nel corso della seconda, della terza, insomma in generale di tutta la prima parte dell'Iliade, parteggia per i troiani. Quindi vuole che vincano i troiani, o quantomeno favorisce i troiani almeno momentaneamente, intanto che Achille è fuori dalla battaglia, da combattimento. Allora Era cerca di distogliere suo marito. Come possono fare le mogli a distogliere i mariti? Quindi, diciamo, col suo fascino, con la seduzione femminile, riesce a distrarre un po' Zeus. E così Zeus, che non è così tanto concentrato come invece era prima ad aiutare i troiani, non si accorge che adesso le cose stanno andando un pochino meglio anche per i greci. E così, per esempio, le varie divinità prendono parte anche loro al combattimento, perché lui aveva impedito, vi ricordate, alla divinità di partecipare, di entrare, no? Nel combattimento. Adesso invece, un po' distratto, insomma, le divinità riprendono ad aiutare, per esempio, gli Achei. Però gli Achei sono comunque in gravissima difficoltà. Vanno tra l'altro da Achille a dirgli: senti Achille, dai, riprendi il combattimento, ma lui è ancora inflessibile, implacabile, ha deciso ancora di non riprendere a combattere. Però c'è un suo amico, Patroclo, che gli dice: senti, non vuoi combattere tu, lascia però che almeno vada io a combattere, e quindi prestami tu le tue armi. E Achille gli dice: sì, d'accordo, ti presto le armi, però stai molto attento. Preoccupati soprattutto di difendere il muro, le navi, cioè di difendere, insomma, il nostro accampamento, diciamo, e non andare a combattere verso le mura della città di Troia, perché sarebbe troppo rischioso, sarebbe troppo pericoloso. E Patroclo promette questo e comincia a combattere. Ora, cosa succede nel campo di battaglia quando i troiani vedono un guerriero che indossa le armi di Achille? Pensano che sia Achille e quindi hanno timore e sono scompaginati. E quindi improvvisamente le sorti della battaglia pendono nuovamente dalla parte degli Achei. E infatti Patroclo fa strage anche di troiani. Poi però Apollo decide di intervenire. Abbiamo detto che a causa della distrazione di Zeus anche gli dei stanno riprendendo a combattere. E quindi Apollo spintona Patroclo, cioè gli dà un colpo da dietro alle spalle che lo stordisce e gli fa cadere le armi.
E questo è il punto cui siamo arrivati a pagina 200, appunto, con la... e incominciamo a parafrasare. Quindi, ricapitoliamo. Questa possiamo chiamarla anche aristia di Patroclo. Come c'era stata l'aristia di Diomede nella prima battaglia? Cioè, aristia vuol dire grandi imprese di un guerriero che eccelle, che si segnala particolarmente rispetto agli altri e che fa grande strage di nemici. Patroclo con le armi di Achille guida i Mirmidoni, i guerrieri della Tessaglia, quindi i guerrieri provenienti dalla regione di Achille, di Peleo, eccetera, si chiamano appunto i Mirmidoni. Tra l'altro loro erano, non avevano partecipato al combattimento mentre Achille si era ritirato, no? Ora invece, guidati da Patroclo invece di Achille, hanno ripreso il combattimento e salvano i greci. Quindi affida anche al suo esercito. Sì, affida anche l'esercito. Esatto. Le navi sono minacciate dai troiani, ma Patroclo riesce non solo a rintuzzare l'attacco dei troiani, ma va oltre i patti fatti con Achille. E infatti va a combattere fin sotto le mura di Troia. Questo però è rischioso. Ricordate che Achille gli aveva detto, aveva suggerito di non andare fino lì. Però, insomma, è stato anche così il destino, è lo stesso destino, insomma, che ha voluto questo, e quindi lui è andato a combattere. Ha messo a rischio, quindi, la sua vita, ed effettivamente Apollo è intervenuto contro di lui. Una vertigine gli tosse la mente. Ecco lo stordimento che è dovuto al colpo che ha ricevuto Patroclo da dietro. Una vertigine gli tosse la mente. Le membra belle si sciolsero. Quindi Apollo col palmo della mano, abbiamo detto, spinge, però è un dio, è possente, è potente. Quindi questa spinta è un colpo tremendo per Patroclo, che è stordito. E dietro la schiena, con l'asta aguzza in mezzo alle spalle, d'appresso un eroe dardano lo colpì. Approfittando di questo stordimento di Patroclo, un altro eroe troiano, detto Dardano da questo fondatore, capostipite Dardano, appunto, dei troiani, colpisce a sua volta Patroclo, questa volta non solo con la mano come aveva fatto Apollo, ma con un'asta, con una lancia, e lo ferisce. Euforbo di Panto, che sui coetanei brillava per l'asta. Questo guerriero troiano si chiama Euforbo di Panto e eccelleva per come sapeva maneggiare la lancia rispetto a tutti gli altri troiani. Per i cavalli e per i piedi veloci, aveva anche dei cavalli ed era veloce. Sapete che i guerrieri allora si caratterizzavano anche per questo, per la velocità. Più un guerriero era veloce, più era valente, possente e importante. E infatti Achille era il più veloce di tutti. 20 guerrieri gettò giù dai cavalli appena giunse col cocchio a imparare la guerra. Euforbo era un grande guerriero, aveva ucciso 20 nemici, quindi 20 greci, no? Con i suoi cavalli, col suo cocchio. Questi per primo a te lanciò l'asta, Patroclo cavaliere, ma non t'uccise. Quindi l'asta di Euforbo, la lancia, ferisce Patroclo, ma non l'uccide. Quindi è stato primo Apollo a colpire con la mano Patroclo, poi Euforbo, secondo. E corse indietro, si mischiò tra la folla. Oltretutto, Euforbo, una volta che ha colpito Patroclo, corre indietro. Cioè, quindi ritorna in mezzo al suo schieramento, allo schieramento dei troiani, perché comunque Patroclo, anche se ferito, è temibile, no? Strappata l'asta di Faggio, una volta tolta la lancia di Faggio dal corpo di Patroclo, scappa via, torna in mezzo al suo schieramento. Ma lo sanno che Patroclo non è Achille No, lo sanno. adesso? Non Perché poi Ettore lo uccide. ancora. Però quando lo uccide Ettore, sì, lo sa, perché poi gli Non si toglie accorge. l'elmo, sì. Cioè, lo sa che lo sta uccidendo Achille. Sì, lo sa, poi lo sa. Pensa Sì. di ucciderlo. Però poi purtroppo non seppe affrontare Patroclo. Euforbo non ha il coraggio di affrontare a viso aperto Patroclo, anche se ferito, e quindi scappa tra i suoi. Benché nudo nella carneficina, Patroclo ormai è privo delle armi, perché stordito da Apollo ha perso tutte quante le armi, nudo in quel senso. Ma Patroclo, vinto dal colpo del dio dall'asta, fra i compagni si trasse, evitando la chera. Quindi Patroclo, colpito dalla lancia di Euforbo, si ritira presso i suoi compagni greci, evitando il destino di morte.
detto questo destino di morte con la Chera, una divinità collegata con, appunto, con la morte e col destino. Ettore, come vide magnanimo Patroclo tirarsi indietro, sì, ormai lo sa, l'ha capito che non è Achille, però Ettore si accorge che Patroclo si sta ritirando anche lui presso i greci, no? Ferito dal bronzo puntuto, perché era stato ferito dalla lancia, bronzo puntuto, metonimia, cioè la materia per l'oggetto, invece di dire asta lancia, dice che è stato ferito dalla materia con cui è fatta l'asta la lancia, cioè la punta è di bronzo. Gli balzò addosso in mezzo alle file, quindi salta addosso, Ettore salta addosso a Patroclo, si intravede che lui sta cercando di nascondersi, di salvarsi la vita, e gli salta addosso. Lo colpì d'asta al basso ventre, questo è il colpo fatale, è il colpo mortale, quindi Ettore colpisce Patroclo mortalmente al basso ventre. Lo trapassò col bronzo, rimbombò stramazzando e straziò il cuore all'esercito acheo. Il Patroclo che cade, colpito dalla lancia di Ettore, turba tutto quanto il suo esercito, cioè l'esercito dei greci, l'esercito acheo. Come quando un leone vince in battaglia un cinghiale indomabile. Essi superbamente hanno combattuto sui monti per una piccola polla. Cioè, qui c'è una similitudine. Dice che Ettore, che sta inseguendo il cinghiale, scusate, Ettore che sta inseguendo Patroclo, è come un leone che sta inseguendo il cinghiale. Così. Ettore è come un leone, mentre Patroclo è come un cinghiale. Spesso degli animali si contendono una sorgente d'acqua, polla vuol dire appunto una sorgente d'acqua, e lottano per questa sorgente d'acqua e magari anche si ammazzano per questa sorgente. Volevano bere entrambi, quindi il leone e il cinghiale vogliono bere, tutte e due. E infine con la sua forza il leone vince l'altro che rantola. E infine il leone sconfigge il cinghiale che è moribondo, sta morendo, rantola. Sono i suoi ultimi affannosi respiri. Così il Meneziade e Patroclo, detto così patronimico perché figlio di Menezio, che già molti ammazzò, che già ha ammazzato molti guerrieri troiani, Ettore, figlio di Priamo, privò della vita con l'asta. Attenzione all'ordine delle parole. Ettore, soggetto, figlio di Priamo, privò della vita con l'asta il Meneziade, complemento oggetto. Dobbiamo un po' ricostituire l'ordine giusto delle parole. E gli disse, vantandosi parole fuggenti, Patroclo, tu speravi di abbattere la nostra città? E alle donne troiane, togliendo libero giorno, condurle sopra le navi alla tua terra patria, stolto. Quindi, se la prende, ecco, notate che durante il duello, sempre, durante tutti i duelli, tranne il duello fra Paride e Menelao, i due contendenti si scambiano minacce, insulti, e qui per esempio Ettore dà dello stolto a Patroclo, perché magari pensava di uccidere tutti quanti i suoi nemici troiani. Pensava di condur via schiave, serve, tutte quante le donne troiane. È stato sciocco se pensava una cosa del genere. Per esse i veloci cavalli di Ettore si tendono sopra i garretti a combattere. In realtà io sto combattendo. Cioè i miei cavalli combattono e difendono la città di Troia. Quindi sei stato sciocco a pensare di poter sfuggire alla tua sorte. Io con l'asta eccello fra i teucri amanti di guerra. Deve sottolineare anche col suo discorso, Ettore, il suo valore, la sua gloria, la sua reputazione. Io sto difendendo la città di Troia. Io eccello, quindi sono superiore a tutti quanti gli altri troiani con la mia lancia. E così li difendo dal giorno fatale. E quindi impedisco che arrivi la morte, che i greci uccidano tutti quanti i guerrieri troiani. Sono io a difenderli, io a proteggerli e difenderli per primo. Ma te qui gli avvoltoi mangeranno, ma tu farai una brutta fine. E qua il tuo cadavere sarà divorato dagli avvoltoi. Pazzo! Achille, per forte che sia, non ti potrà raggiungere.
sei matto tu a venire qui a combattere sotto le mura di Troia, a rischiare la tua vita. Ecco, adesso muori. Achille non ti potrà più proteggere, Achille è lontano. È rimasto lì sulle navi Achille, infatti ha deciso di non partecipare neanche alla terza battaglia. Achille prenderà parte solo alla quarta e ultima battaglia che viene descritta nell'Iliade. Appunto, entrerà in battaglia dopo la morte del suo amico Patroclo, per vendicare la morte del suo amico. Egli che forse restando a te che partivi raccomandò molte cose. Immagina Ettore, parla a Patroclo che sta morendo, e dice, forse Achille ti avrà dato delle raccomandazioni. Per esempio, che cosa ti avrà potuto dire? Oh Patroclo, cavaliere, non mi tornare davanti alle concave navi prima che d'Ettore massacratore l'insanguinata tunica intorno al petto tu stracci. Magari Achille ti avrà detto, non tornare qua indietro se non dopo aver ucciso Ettore. La tunica. Un indumento intimo, ultimo, che copriva il corpo di un soldato, di un guerriero. Dice, se avrai stracciato la tunica con la tua lancia, con la tua spada, avrai ucciso, insomma, Patroclo, solo allora potrai ritornare qui, presso le navi, dove è rimasto appunto Achille. Navi sono concave, no? Sapete, è un epiteto formulare che abbiamo già incontrato parecchie volte. Così certo ti disse, stolto, e persuase il tuo cuore. Sicuramente ti avrà detto così. In realtà Achille non aveva detto assolutamente questo. Anzi, aveva raccomandato a Patroclo di non rischiare troppo, di non avvicinarsi troppo alla città di Troia. Però, insomma, Ettore un po' insuperbito, dice, magari Achille ti avrà detto di uccidermi. Sei pazzo ad aver seguito eventualmente questo consiglio di Achille. E tu rispondesti sfinito, Patroclo cavaliere. Attenzione, qua ci troviamo di fronte a una prolessia, un'anticipazione. Cioè, nel discorso di Patroclo, nelle parole di Patroclo, troveremo un'anticipazione di quanto verrà descritto poi più diffusamente nei libri seguenti. Sì, Ettore, adesso vantati. Quindi dice, rivolgendosi a Ettore, che è stato colui che lo sta ammazzando, appunto. Sì, adesso puoi ancora essere gonfio di orgoglio, vantarti delle tue imprese, delle tue glorie, eccetera. A te hanno dato vittoria Zeus Cronide e Apollo. In realtà però non è che puoi vantarti più di tanto, nel senso che ti hanno concesso di vincere questo duello di dei, cioè Zeus, Cronide, patronimico, figlio di Crono, infatti Zeus, Poseidone ed Ade sono i tre figli di Crono, e Apollo. Se non ci fossero stati gli dèi, non mi avresti vinto in duello, che m'abbatterono facilmente. Essi l'armi dalle spalle mi tolsero. In realtà è stato solo Apollo che ha tolto le armi dalle spalle di Patroclo. Con quel colpo, perché è stato colpito alle spalle, da dietro. Quindi sa che è stato un dio, ma non l'ha visto. Sa solo che è stato stordito. E ha perso tutte quante le armi. Se anche 20 guerrieri come te m'assalivano, se non ci fosse stato quello l'aiuto degli dèi, se mi avessero assalito 20 guerrieri come te, pari a te, caro Ettore, io li avrei uccisi tutti quanti. Tutti perivano qui, vinti dalla mia lancia. Me uccise il destino fatale. Ecco, ricostruiamo l'ordine logico dei sintagmi. Cioè, è stato il destino fatale che ha ucciso me, è stato il soggetto destino fatale, uccise me, e il figliolo di Latona, è stato Apollo a uccidere me, il figliolo di Latona, Apollo è il figlio di Zeus e Latona, e tra gli uomini Euforbo. A dire la verità, tu sei venuto come terzo, infatti dopo lo dice, tu m'uccidi per terzo, è quello che abbiamo parafrasato fino adesso, cioè prima il colpo di Achille, poi l'asta di Euforbo che ha ferito Patroclo, e infine, solo per terzo, il colpo di Ettore, che l'ha colpito al basso ventre. Altro ti voglio dire, tientelo in mente. Ti voglio dire un'altra cosa, e cerca di ricordarla, stamparla bene nella memoria. Ecco. Davvero tu non andrai molto lontano. Infatti,
praticamente si può dire il giorno seguente, il giorno della quarta battaglia, ci sarà il duello fra Achille e Ettore e ci sarà la morte di Ettore. Quindi dicevo anticipazione, prolessi, anticipazione di quello che avverrà. Ti soppressa la morte e il destino invincibile, cadrai per mano di Achille. Te lo dico io, te lo anticipo. Tu morirai per mano del mio amico Achille, delle acide perfetto, e acide, insomma, perché discendente di Eaco, ecco, un altro patronimico, chiamiamolo, il Pelì di Achille, figlio di Peleo, ma discendente anche di Eaco, suo nonno, bisnonno, eccetera. Sarà lui a ucciderti. Mentre parlava così, la morte l'avvolse. Queste sono le ultime parole che pronuncia Patroclo prima di morire. La vita volò via dalle membra e scese nell'Ade. Quindi un altro modo per dire in sostanza che sta morendo, che la vita, il soffio vitale lo sta lasciando e lui scende nell'Ade, nell'oltretomba. Ade, infatti abbiamo detto, è sia il re degli dei inferi, il capo insomma dell'oltretomba, sia anche il nome dell'oltretomba per i greci. Piangendo il suo destino, immaginavano appunto i greci che insomma, andare nell'oltretomba era qualcosa di tenebroso, di brutto e di tremendo per tutti quanti gli uomini, e quindi gli uomini non possono far altro se non piangere il loro destino, diventano delle ombre scure e passeranno il loro tempo nel modo peggiore possibile nell'oltretomba, lasciando la giovinezza e il vigore lì. Così com'era, giovane, bello, forte, aveva appena ucciso tantissimi nemici, Patroclo perde la vita e cade nell'inferno. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.